86 velivoli a motore, 86 aerei. Queste, fino al 1915, le forze aeree militari italiane. Poco, troppo poco per un paese che sta per entrare in guerra. Così, allo scoppio del conflitto, si capisce che bisogna costruire altri aerei, perché ormai si è compreso che le battaglie non si combattono soltanto per terra. Gli aerei sono importanti, soprattutto quelli da bombardamento, come quelli che si costruiscono in Inghilterra e in Germania. A sostenere che l'Italia deve costruire nuovi aerei è soprattutto un generale, il generale Giulio Douai. Il generale Douai è una persona colta e testarda, un ingegnere che ha fatto carriera nell'esercito e che è sempre stato un tipo molto lungimirante. A lui si deve una vera e propria teoria dell'aviazione militare, la teoria del dominio dell'aria, in cui si sostiene che l'arma aerea non deve più essere ausiliaria, ma essere proprio il centro di un battaglione da guerra. Sarà il generale Douai a comandare, allora maggiore, il primo battaglione aviatori del servizio aeronautico, istituito nel 1912. Durante la guerra, il generale Douai chiede bombardieri in grado di sganciare fino a 125 tonnellate di bombe al giorno, ma il comando non lo starà a sentire. Il generale non risparmierà critiche al comando e al generale Cadorna, cosa che gli procurerà un processo e un anno di carcere militare, che poi verrà annullata quando gli verranno anche restituiti i gradi di generale. La guerra però ormai è finita. Il generale Douai però è noto anche per un'altra cosa. È sua l'idea di costituire la tomba del milite ignoto a Piazza Venezia, sull'esempio di altri sacrari militari, come in Francia, sotto l'Arco di Trionfo, o in Inghilterra, nell'abbazia di Westminster. È là che ogni anno si reca il Presidente della Repubblica a deporre una corona per onorare i militari italiani caduti in tutte le guerre, a cominciare da quella prima guerra mondiale, quando l'Italia nel 1915 scende a fianco delle potenze dell'intesa, come ci racconta il secondo documentario di Humbert Bianchi. Nei primi giorni dell'agosto 1914, gli eserciti di sette nazioni sono in movimento. Comincia la Grande Guerra. Le potenze in lotta, e soprattutto i loro stati maggiori, credono che sarà una guerra breve. L'imperatore tedesco Guglielmo II ha detto alle sue truppe: «Tornerete prima che cadano le foglie». I piani di guerra, preparati da tempo, garantiscono tutti una vittoria rapida e risolutiva. Dal 4 agosto i tedeschi avanzano in Belgio verso il punto chiave di Liegi e la vallata della Mosa. Il traguardo è Parigi. Il comandante supremo von Moltke sta applicando il piano del suo predecessore, Alfred Schlieffen. Già da 10 anni Schlieffen ha previsto che la Germania dovrà battersi su due fronti, ma potrà vincere ugualmente. L'immenso impero russo ha bisogno di 6 settimane per mettere in campo i suoi eserciti. In quelle 6 settimane si dovrà dunque annientare la Francia, attaccandola attraverso il Belgio, che è neutrale. Questa è stata l'invenzione di Schlieffen. Ora la possente ala destra tedesca ha 3 armate con 700.000 uomini. Ad essi spetta il compito di spingersi innanzi nel Belgio, per poi piegare a falce sulla regione di Parigi. Inevitabilmente, l'esercito francese schierato all'ovest verrà chiuso in una morsa di ferro e distrutto. L'immagine è quella del Titanic, è l'immagine scontata ma molto efficace. Questo grande transatlantico, ho l'orgoglio del mito del progresso e della meccanica, che si schianta contro un iceberg. E così l'Europa della Belle Époque era questa, era un'Europa in cui dal 1870 in poi non c'erano state guerre tra le grandi potenze europee, un'Europa che si specchiava nella ricchezza, nella civiltà, nella cultura, e questa Europa si schianta sullo scoglio di Sarajevo, ma devo dire che comunque le premesse c'erano già nel cuore della Belle Époque: troppi egoismi nazionali, troppe competizioni imperialistiche, quindi eravamo alla vigilia di una guerra annunciata. Liegi cade il 7 agosto. È il giovane generale Erich Ludendorff che ha condotto arditamente l'azione. Ma i 12 forti della città resistono. Un ostacolo imprevisto rallenta l'avanzata dei tedeschi. La loro artiglieria non può nulla contro queste fortezze. Ludendorff deve chiamare in soccorso i mortai da 420 costruiti in segreto da Krupp.
Il primo 420 tuona al di sopra di Liegi il pomeriggio del 12 agosto. Le muraglie si sbrecciano e crollano. Gli uomini vanno a pezzi. I forti saltano uno dopo l'altro. La fiumana tedesca dilaga ormai irrefrenabile. Dinanzi ad essa le strade sono ingombre di profughi. Anche Bruxelles cade, il 20 agosto. La cavalleria e le fanterie tedesche vi sfilano per 3 giorni. Il re Alberto del Belgio, prima di ripiegare su Anversa col suo piccolo esercito, ha lanciato un appello ai francesi. Ma invano. Fino a questo momento egli non ha visto un solo soldato alleato. Il fatto è che il piano 17, preparato dal generalissimo francese Joffre, non tien conto del Belgio. In base al piano, 2 armate francesi si stanno lanciando d'assalto sull'Alsazia e la Lorena, per liberare queste pupille della Francia. Più in su, oltre Verdun, 3 armate si preparano a sfondare d'impeto il centro tedesco. Obiettivo Coblenza e poi Berlino. Da Maubeuge al mare, la frontiera col Belgio è scoperta. Joffre non crede nell'enormità della manovra di accerchiamento tedesca. Joffre ha fede nel piano 17 e il giorno stesso della caduta di Bruxelles ordina l'offensiva generale. I suoi cavalieri dalle corazze lucenti, gli zuavi, che portano ancora le giubbe azzurre e i pantaloni rossi, ottimo bersaglio per il nemico, si gettano nell'attacco a oltranza. Vanno verso la guerra gloriosa, contro gli odiati Boche. È la tremenda battaglia delle frontiere, che divampa per 5 giorni dalla Lorena alle Ardenne, a Charleroi, e coinvolge 7 armate tedesche contro 6 armate francesi e il corpo di spedizione britannico. La più forte artiglieria tedesca apre dei vuoti spaventosi nelle file alleate. Il fegato non basta di fronte agli obici e alle mitragliatrici. A poco i francesi cedono ovunque. Hanno già perduto 200.000 uomini e sono aggirati sulla sinistra. Cedono anche gli inglesi, schierati in vista dei campi di Waterloo. Il piano 17 è fallito. Joffre ha ordinato la ritirata. In Belgio comincia l'incendio di Lovanio. Un civile ha sparato contro i tedeschi. Il loro comandante esige la distruzione dell'intera città. Il rogo dell'antica Lovanio, con la sua celebre biblioteca, diventa il simbolo del martirio del Belgio, delle crudeli rappresaglie, delle fucilazioni in massa. Il mondo inorridisce. Le potenze dell'intesa hanno trovato una prima ragione ideale della guerra. L'incendio di Lovanio dura 5 giorni. La ritirata francese continua per 2 settimane. Una dopo l'altra sono abbandonate Lille, Amiens, Noyon, Reims. L'avanzata dell'ala destra tedesca prosegue implacabile. Eppure, dall'altra parte, sul fronte orientale, anche i tedeschi hanno temuto l'invasione. A nord e a sud dei laghi Masuri, 2 armate russe puntano sulla Prussia per accerchiare le forze tedesche e marciare su Berlino. Il generale Rennenkampf conduce dal nord la 1ª armata russa e varca la frontiera. Samsonov sta aggirando i laghi con la 2ª armata. Contro ogni previsione, lo Stato Maggiore russo è riuscito a mettere in linea queste forze rapidamente. Sono prive di rifornimenti e scarse di munizioni, ma non importa. Lo zar ha promesso ai francesi un'immediata offensiva contro la Germania. Le truppe di Rennenkampf già attaccano i primi villaggi in Prussia. I tedeschi sono colti di sorpresa e si ritirano. Anch'essi vedono le loro case distrutte, i profughi che scappano terrorizzati. Arrivano i cosacchi. Il grido echeggia minacciosamente fino a Berlino. Colpisce la corte imperiale e lo stesso Moltke. La Prussia è il cuore della Germania, è la sua forza. Moltke sottrae 3 corpi d'armata dal fronte franco-belga per spedirli contro i russi. E questo è il secondo intralcio all'esecuzione del piano Schlieffen dopo la resistenza dei belgi. Un vecchio e solido generale, Hindenburg, viene assegnato al fronte orientale insieme con Ludendorff, l'eroe di Liegi.
Occorre una mossa audace per sottrarsi alla tenaglia russa, ma bisogna rischiare senza indugio. I due lasceranno un velo di truppe davanti a Rennenkampf per scagliarsi in forze contro Samsonov, presso Tannenberg. Il 25 agosto i tedeschi scatenano la battaglia. Il fuoco terrificante delle artiglierie tedesche rompe le ali dell'armata nemica. Ludendorff l'ha chiusa in una morsa d'acciaio. Non c'è scampo per i russi. Il massacro è durato 3 giorni. Hindenburg lancia un orgoglioso proclama di trionfo alle truppe. La Prussia è salva. I prigionieri russi si ammassano nelle retrovie. Ne sono stati presi più di 90.000. Il sogno di una rapida avanzata su Berlino si è dissolto nel sangue, tra le paludi e le foreste di Tannenberg. L'Italia dichiara una neutralità, non perché vuole tradire l'alleanza, ma perché l'alleanza, la triplice alleanza, non prevedeva l'intervento dell'Italia a fianco dell'Austria, se era l'Austria ad aggredire. La triplice alleanza era un'alleanza difensiva e quindi l'Italia non era tenuta ad intervenire a fianco dell'Austria e poi a fianco della Germania nel momento in cui sono questi due stati che dichiarano guerra, che aggrediscono. La neutralità italiana poi consente all'Italia dall'agosto del 1914 fino all'aprile del 1915, quando l'Italia sottoscrive un patto segreto con la Francia, con l'Inghilterra e con la Russia per entrare in guerra a fianco della Triplice Intesa, di poter valutare quali sono le situazioni. Sembra imminente la vittoria totale della Germania. I russi sono battuti a Oriente e a Occidente l'armata di von Kluck, che è la punta più avanzata dell'ala destra tedesca, è arrivata a Saint-Lys, a 35 km da Parigi. È il 3 settembre 1914. Parigi vive ore di angoscia. Il governo si è rifugiato a Bordeaux. La città è in stato di assedio. Sembrano i giorni dell'assedio tedesco del 1870. Mettetevi al sicuro dai bombardamenti, ammoniscono le insegne. I negozi sono chiusi, le vie desolate. Difenderemo Parigi contro l'invasore, dice il proclama del generale Gallieni. Eseguirò questo compito fino alla fine. Gallieni è anche lui un richiamato della riserva ed è stato nominato governatore di Parigi. La città si trasforma in un campo trincerato. Tutti gli uomini sono in armi, si erigono le barricate, come in tutti gli eroici momenti che Parigi ha vissuto nel passato. Ma la mattina di quel drammatico 3 settembre, un aviatore della guarnigione di Parigi scopre che le colonne nemiche stanno scivolando verso la Marne. Stanno cioè deviando da Parigi. Questo ha deciso von Kluck col suo stato maggiore. Non è Parigi che conta, dice Kluck, ma la distruzione del nemico. E nella foga dell'inseguimento sposta le sue truppe sempre più a oriente. Il 4 settembre egli passa la Marne, offrendo il fianco al contrattacco francese. Per Gallieni e i suoi aiutanti, questo è il momento più atteso. Tra il fiume e Parigi convergono in fretta i rinforzi. Quando i treni non bastano, Gallieni requisisce le auto, mobilita i tassì. Anche i tassisti parigini vanno alla guerra. In ogni viaggio portano 6 soldati con i loro fucili e le loro mitragliatrici. Avanti, avanti contro il nemico invasore. La ritirata è finita. Grande illusione è, prima ancora del 16, nel 1914, quella che la guerra sarà breve. Non sarà affatto breve. Dunque, guerra nuova anche in questo, che è una guerra lunga, che non finisce mai. La Germania si era illusa all'inizio invadendo rapidissimamente la Francia, attraversando i Paesi Bassi e violando la loro neutralità, di far fuori il nemico storico. La Francia resiste anche perché arrivano gli inglesi ad aiutarla e la guerra si impantana e diventa guerra ferma, guerra immobile, guerra di trincea e non più guerra di movimento. Difficile coltivare grandi illusioni in trincea. È una guerra opaca, uniforme, grigia, rotta, ogni tanto da improvvisi assalti sanguinosissimi. Il 6 settembre comincia la battaglia della Marne. 2 milioni di uomini si affrontano. I soldati francesi sono già sul fiume.
Anche gli inglesi arrivano in linea e attaccano con furia. I comandanti tedeschi si consultano incerti. Le truppe di von Kluck sono esauste, non le sorregge più il miraggio della conquista di Parigi. Esse ripiegano su una linea più arretrata. Moltke non ha rinforzi, ha dovuto spedirli sul fronte orientale contro i russi. Parigi è salva. Il piano Schlieffen è fallito. Sulla Marna si è infranto il sogno tedesco della vittoria in 6 settimane. Tutti i piani militari sono falliti, tutte le previsioni a una falliscono. In autunno, gli uomini, a decine di migliaia, scavano profondamente la terra per ripararsi dalle artiglierie nemiche, dal fuoco micidiale delle mitragliatrici. Tendono barriere di filo spinato per prevenire gli assalti repentini. La guerra di movimento è finita, ma comincia quella di posizione e di logoramento. Armi ed eserciti sono sprofondati nel fango. È un gigantesco assedio in cui ciascuno è assediante e assediato. Ma nessuno ancora sospetta che proprio questo grande assedio diventerà il carattere principale della Grande Guerra. Fu pensato una specie di accordo segreto fra l'Italia, la Gran Bretagna e la Francia, che fu poi chiamato il Trattato di Londra o Patto di Londra, ma era un vero e proprio trattato nel settembre del 14 che ipotizzava un possibile intervento dell'Italia a fianco delle potenze dell'intesa, cioè della Gran Bretagna e della Francia, contro diciamo, la Germania e l'Austria-Ungheria. Questo patto di Londra era fissato in 16 punti e comprendeva appunto la sistemazione soprattutto del mare Adriatico, insomma, la situazione dell'area nord-orientale dell'Adriatico e delle terre italiane o anticamente italianizzate che affacciavano appunto sull'Adriatico. Con questo trattato, con questo patto, comincia a esacerbarsi il conflitto fra i neutralisti che volevano invece mantenere la posizione di neutralità dell'Italia e gli interventisti che, anche attraverso le condizioni previste nel patto di Londra, vedevano l'occasione migliore per far entrare l'Italia in guerra. La neutralità dichiarata dal governo trova il consenso di quasi tutti gli italiani. Il capo della maggioranza liberale, Giolitti, è convinto che il paese sia troppo fragile per reggere all'urto di un grande conflitto. Il direttore dell'Avanti, Mussolini, ha scritto sul suo giornale: abbasso la guerra. Turati lo ha detto con un manifesto. I socialisti hanno in mano il polso del ceto operaio. Anche i cattolici sono per la neutralità assoluta. Il Papa Pio X è morto nell'angoscia dei primi giorni di guerra. Il suo successore, Benedetto XV, lancia un appello alla pace. I cattolici hanno in mano il polso del mondo contadino. L'Osservatore Romano scrive: noi cattolici siamo per la neutralità. Allettamenti e pressioni vengono dalle due parti in conflitto. Il primo ministro francese Viviani ha esaltato alla Camera il genio latino dell'Italia. A Londra si è svolta una grandiosa manifestazione di simpatia dinanzi all'ambasciata italiana. Via via i governi dell'intesa ci offrono Trento, Trieste, la Dalmazia. Ma il governo italiano si mantiene cauto e l'Italia resta ancora in bilico tra i due blocchi in lotta. L'illusione è comunque anche quella di rompere il pareggio che dopo qualche mese si realizza. Qui dobbiamo parlare anche dell'Italia. L'Italia è corteggiata tra il 14 e il 15, è proprio la parola. Il ministro degli esteri, il primo dei due, San Giuliano, poi sarà Sonnino, dice: l'Italia non è mai stata tanta ben vista, chiamata in causa, corteggiata dagli altri come adesso. Perché? Perché siccome c'era un pareggio, l'arrivo di un bel po' di uomini, non tante armi, ma molti soldati, da parte italiana sarebbe stato forse la goccia che avrebbe portato l'equilibrio in un senso o nell'altro. Quale? Qui bisogna cominciare a parlare della situazione italiana, la scelta. Quei 10 mesi di discussione tra 14 e 15, con gli uni o con gli altri,
Non dimentichiamoci che dal 1882 l'Italia è alleata, lei voleva, con la Germania, ma la Germania impone anche l'alleanza con l'Austria, il nemico storico del Risorgimento. Quindi c'è questa triplice alleanza. Il governo Salandra, il governo centrodestra, che ci ritroviamo alla metà del 14, sceglie subito di non entrare in guerra a fianco dell'Austria, perché? Perché non ricorrevano i termini dell'alleanza, l'Austria ha fatto tutto per conto suo. Però di lì a entrare in guerra dall'altra parte ce ne vuole, ci vogliono appunto 10 mesi, quindi negoziati per mesi. Solo al principio dell'inverno le vicende della guerra europea affretteranno il corso della politica italiana. Il primo inverno di guerra è particolarmente drammatico per l'Austria-Ungheria. Sul fronte orientale essa ha subito durissime perdite. Le truppe austriache sono aggrappate alle pendici dei Carpazi, dalle cui creste i russi minacciano di invasione la pianura ungherese. Neve è alta sui monti, il ghiaccio copre le strade. I soldati sono costretti a fatiche e a stenti sovrumani. Molti periscono assiderati. I russi hanno raccolto una enorme massa di uomini. Il loro comandante in capo è il Granduca Nicola, un uomo alto quasi 2 metri, un severo soldato di professione. L'unica personalità di rilievo della famiglia imperiale dei Romanov. Nel gennaio del 1915 i russi ingaggiano sui Carpazi una grande battaglia. Si lanciano innanzi a valanga nonostante la scarsità delle armi. In 10 giorni gli austriaci perdono 90.000 uomini. Nel corso dei disastrosi combattimenti i boemi, gli slovacchi, i croati cominciano a disertare dall'esercito austriaco, gettando i fucili e le uniformi. È forse imminente lo sfasciamento dell'impero austro-ungarico? Ora gli anglo-francesi, alleati dei russi, guerreggiano anche dal sud. Le navi della flotta inglese stanno bombardando le fortezze turche nello stretto dei Dardanelli. La Turchia è entrata in guerra a fianco della Germania e ha isolato la Russia per mare, chiudendo gli stretti. Il ministro inglese della Marina, Churchill, tenta di forzare il blocco per rifornire di armi la Russia, che ha ancora altre masse di uomini da utilizzare contro l'Austria e la Germania. Questo è il disegno del governo di Londra all'inizio del 1915. Poiché sul fronte occidentale la situazione sembra immutabile, bisogna aggredire la Germania da lontano per costringerla a correre in aiuto dei suoi alleati, turchi e austriaci, disperdendo le sue forze. Truppe inglesi, francesi, australiane sbarcano nella penisola di Gallipoli per arrivare a Costantinopoli via terra. Reggerà a questo attacco il decrepito impero turco? Si ha davvero la sensazione che l'impero austriaco e l'impero turco stiano per sfasciarsi. Avverrà tutto ciò mentre l'Italia è neutrale? E a chi toccheranno il predominio dell'Adriatico e le nuove zone di influenza nel Mediterraneo? Forse la guerra finirà entro l'estate. Il patto di Londra è segreto. Lo ignorano il Parlamento e anche molti membri del governo. Eppure siamo alla vigilia della guerra. Ma quali sono ora gli orientamenti del mondo politico e dell'opinione pubblica? L'Italia dichiara la sua neutralità quando inizia la Grande Guerra e per alcuni mesi rimane incerta se intervenire o no. È nel paese che si crea una spaccatura, una lacerazione profonda tra coloro i quali sostengono che l'Italia debba intervenire, ma a intervenire con chi? E la Triplice Alleanza prevedeva
l'ingresso dell'Italia in guerra, se decideva di entrare in guerra con la Germania e con l'Austria. Sono il gruppo dei nazionalisti, un movimento che si è costituito nel 1910, ma è abbastanza combattivo, aggressivo, anche se di minoranza, un movimento che sogna una grande Italia attraverso l'espansione non soltanto nelle terre irredente, ma addirittura nell'Adriatico, addirittura nel Mediterraneo. È un movimento nazionalista imperialista e vuole la guerra comunque, e in un primo momento la vuole con l'Austria e con la Germania, perché è anche un movimento autoritario e guarda la Germania come un modello di Stato moderno ma autoritario e deciso all'espansione imperiale. Poi, quando vedono che l'opinione interventista è generalmente orientata verso la Francia e verso l'Inghilterra, anche loro si schierano verso un intervento dell'Italia comunque in guerra, ma a fianco della Triplice Intesa. Il 4 maggio 1915 l'Italia disdice la Triplice Alleanza. Ognuno intende il significato di questo atto. Il giorno dopo, Gabriele D'Annunzio parla a Quarto, dove si inaugura il monumento ai 1000 di Garibaldi. Sta sulla patria un giorno di porpora, dice il poeta. Qui si rinasce e si fa l'Italia più grande. È il linguaggio del nazionalismo interventista. Il 9 maggio Giolitti viene a Roma dalla sua casa di Cuneo e ha colloqui con Vittorio Emanuele III e con Salandra. Giolitti capisce che dal governo sono stati presi impegni gravissimi con le potenze dell'intesa, ma sa anche che il Parlamento può cancellarli per mantenere la neutralità e far riprendere le trattative con l'Austria. 300 deputati e un centinaio di senatori lasciano i loro biglietti da visita nella portineria dell'alloggio romano di Giolitti. Vogliono significare che anch'essi sono favorevoli alla neutralità e alla trattativa con l'Austria. È la voce del Parlamento. Ma insorgono il Corriere della Sera, il Popolo d'Italia, l'Idea Nazionale e altri giornali. Si fanno manifestazioni patriottiche. Contro il neutralismo si agitano intellettuali e studenti e i ceti medi delle grandi città. Anche D'Annunzio accorre a Roma ed è accolto rumorosamente alla stazione. Nei suoi discorsi, il poeta invita la folla alla violenza e contro Giolitti, quel vecchio boia labrone. Il presidente del Consiglio, Salandra, si dimette il 13 maggio. Virtualmente egli è in minoranza dopo la larga solidarietà espressa dai parlamentari a Giolitti. Subito scoppiano tumulti. A Roma gruppi di interventisti invadono Montecitorio, additato come il covo del neutralismo. Si bastona qualche deputato. I vetri vengono infranti. Squadroni di cavalleria devono difendere la casa di Giolitti. Sono cominciate quelle che poi si chiameranno le radiose giornate di maggio. La forza pubblica chiude un occhio, il governo lascia parlare la piazza. Anche a Milano si tumultua. Muore un operaio e i socialisti tentano uno sciopero. Il mondo interventista italiano è un mondo di minoranze. La maggioranza degli italiani, specialmente la maggioranza poi degli italiani che sono contadini, sono contrari alla guerra, ma contrari alla guerra sono anche i socialisti, il Partito Socialista, che è uno dei più forti partiti che si costituiscono in Italia in questo periodo. Contrari sono i cattolici per la tradizione pacifista della Chiesa Cattolica, ma anche perché la Chiesa Cattolica ha nell'Austria Cattolica una sua potenza protettrice anche nei confronti dello Stato italiano, con cui è aperta sempre la questione romana dal 1870. E neutralisti sono anche alcuni liberali, non perché sono pacifisti, ma perché ritengono che l'Italia, avendo fatto la guerra di Libia appena 2 anni prima, non è in condizione di entrare in un'altra guerra e né può affrontare una guerra che, per esempio, l'ex presidente del Consiglio Giovanni Giolitti prevede che sarà una guerra lunga. Giolitti è l'esponente principale dei liberali che sono decisi alla neutralità non per pacifismo, ma perché non ritengono che l'Italia sia in condizione di poter sopportare il peso di una guerra che prevedono lunga. E perché pensa anche Giolitti che si possono ottenere i territori assoggettati all'Austria attraverso una trattativa, quello che lui chiamava possiamo ottenere parecchio.
E il fronte degli interventisti è ugualmente diversificato in varie posizioni. Abbiamo parlato dei nazionalisti imperialisti, ma ci sono gli interventisti democratici, cioè quegli interventisti che si richiamano alla tradizione del Risorgimento, alla tradizione di Mazzini, i quali vogliono l'ingresso dell'Italia in guerra a fianco della democratica Francia, a fianco della liberale Inghilterra. Più scomodo era dire che entravano a fianco anche dell'assolutismo zarista, ma quella era una delle anomalie della triplice intesa, quella di vedere unite insieme la liberale Inghilterra, la repubblicana Francia e l'assolutismo zarista. Ma l'Italia, per gli interventisti democratici, deve essere all'avanguardia di una lotta per la disgregazione dell'impero austro-ungarico, per la fine del militarismo prussiano e per la creazione, come voleva Mazzini, come volevano i patrioti del Risorgimento, di una Europa di stati nazionali liberi e indipendenti. In tutte le città gli interventisti si sono sollevati al grido di morte a Giolitti, abbasso la triplice. Ora le sorti sono nelle mani del re. Egli chiama Giolitti al Quirinale, ma Giolitti non accetta di formare un nuovo governo. E Vittorio Emanuele respinge le dimissioni di Salandra. Il 20 maggio anche la Camera approva la richiesta dei poteri straordinari in caso di guerra. In aula molti deputati cantano l'inno di Mameli. Così siamo giunti all'epilogo del grande travaglio. Siamo alla guerra. Le ultime edizioni dei giornali annunciano la mobilitazione generale. Il 24 maggio 1915 l'Italia entra in guerra. Ormai non si discute più. Molti si arruolano volontari. I neutralisti non creano imbarazzi. Tutti al fronte è la parola d'ordine. Il proclama di Vittorio Emanuele dice: l'ora delle rivendicazioni nazionali è suonata. A voi la gloria di compiere finalmente l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri. E così, per la maggioranza della nostra gente, la guerra è soprattutto una lotta contro l'Austria. Si parte per liberare Trento e Trieste. La dichiarazione di guerra alla Germania verrà solo fra 15 mesi. Uno dei tanti volontari fra qualche giorno esprimerà così il comune stato d'animo in una lettera ai suoi parenti. Io ho passato il confine 5-6 giorni fa. Ho provato un po' di tristezza, un po' di dolore di lasciare l'Italia, la mia patria, che può darsi potrei anche non rivedere più. Nel qual caso sarei seppellito in terra redenta. Avrei il gran dolore di lasciare nel cuore dei miei cari una ferita inguaribile. Avrei la consolazione di morire per il mio paese, per la sicurezza e la libertà dei miei cari. Mai prima della guerra 1915-1918 l'Italia aveva vissuto un'esperienza collettiva così intensa e così partecipata. Il Risorgimento, come dire, non aveva fatto gli italiani, lo sappiamo, e lo Stato liberale aveva fatto molta fatica a dare un'identità nazionale, aveva fatto fatica a individuare uno spazio di cittadinanza comune. La guerra si sostituisce alla politica. Nelle trincee, combattendo contro lo stesso nemico, calabresi e piemontesi, napoletani e veneti in qualche modo si ritrovano all'interno, come dire, di un percorso con cui hanno un nemico comune, ma scoprono anche di avere dei valori comuni. E quindi la trincea, paradossalmente, pur essendo un luogo di morte e di distruzione, per gli italiani è un luogo di straordinaria inclusione. Diciamo che la trincea in qualche modo la prima sperimentazione di una cittadinanza compiutamente italiana. Quattro armate e un corpo speciale vanno a schierarsi dallo Stelvio al mare lungo i 600 chilometri del confine del 1866. È un fronte pericoloso. Il saliente del Trentino si protende fino a 50 chilometri da Verona. È il più tremendo teatro di guerra dell'Europa. Montagne ovunque. Come ha detto Hindenburg, l'azione dovrà svolgersi nel regno delle nevi e dei ghiacci eterni. Dall'Adamello al Pasubio, dal Cadore alla Carnia. L'altopiano del Carso, desolato e roccioso come un paesaggio infernale, è l'unico tratto di possibile transito verso il cuore dell'Austria-Ungheria.
È proprio qui che il piano del generale Cadorna prevede lo sfondamento sull'Isonzo con direzione Lubiana, accompagnato da una manovra verso Tarvisio e Villach con direzione Vienna. È un sogno. Luigi Cadorna è un uomo rigido e chiuso. La sua teoria dell'attacco frontale ha già fatto prove disastrose in Francia, ma egli non la cambierà. Cadorna è capo di Stato Maggiore da meno di un anno e benché abbia cercato di riorganizzare l'esercito, l'inizio delle operazioni lo trova ancora impreparato. La mantellina di panno grigio-verde non è ancora in distribuzione a tutti i reggimenti di fanteria e dei bersaglieri. L'arma del fante è il fucile modello 91, mentre scarsissime sono le mitragliatrici. Ne abbiamo solo 600 del tipo inglese Maxim. La Fiat calibro 9 verrà soltanto più tardi. I cannoni sono in tutto 1792. Mancano i mortai. Il munizionamento è povero. Non arrivano a 100 gli autocarri militari, i 18 BL. C'è un'arma che diventa la regina della Prima Guerra Mondiale ed è la mitragliatrice. All'inizio i reggimenti, ogni esercito naturalmente ha la sua forza, è difficile parlarne in generale, ma grosso modo all'inizio i reggimenti europei avevano 2 o 3 mitragliatrici per reggimento. Poi la cosa cambia completamente perché viene fuori attraverso l'esperienza che 2 o 3 soldati, manovrando opportunamente quell'arma terribile, possono tenere a bada, letteralmente far fuori, falciare, no? All'altezza d'uomo, decine, centinaia di uomini, di nemici che vengono all'assalto. Nel primo sbalzo offensivo, l'esercito italiano supera la frontiera in tutti i punti. Occupa le conche di Cortina d'Ampezzo e Caporetto. Raggiunge la linea dell'Isonzo e verso il mare la supera, attestandosi tra Gradisca e Monfalcone. Ma in realtà si prende soltanto il terreno che gli austriaci abbandonano, arretrando su posizioni migliori preparate a difesa. Sul fronte dell'Isonzo, lungo appena una 20 di chilometri, il 23 giugno comincia la prima di 11 battaglie che prenderanno nome da questo fiume fatale e che costeranno centinaia di migliaia di vite, senza che mai avvenga lo sfondamento vagheggiato da Cadorna. Le artiglierie italiane risultano inefficaci contro i profondi e robusti reticolati del nemico, che i nostri sono costretti a tagliare con forbici da giardiniere. La resistenza austriaca è tenace e non si compiono progressi. Ma fin da questo primo scontro emerge luminoso il valore del fante italiano, spoglio di gesti e di atteggiamenti eroici, e tuttavia intrepido. Una seconda battaglia dell'Isonzo si inizia il 18 luglio attorno al San Michele, il pilastro difensivo del campo trincerato di Gorizia. Ancora i fanti della Terza Armata si lanciano per molti giorni all'attacco. Il tragico monte è preso e perduto 2 volte. Anche a Plava i violenti contrattacchi avversari riducono la testa di ponte sul fiume. Gli austriaci guardano l'Isonzo sotto il tiro della nostra artiglieria. Lo stesso Stato Maggiore italiano e lo stesso generale Cadorna, che poi sarà il capo dell'esercito italiano durante la guerra fino al 17, diceva che l'Italia non era pronta per questa guerra. E a questa obiezione il governo presieduto da Salandra, ed era un governo interventista, dichiarava pubblicamente che questa guerra avrebbe corrisposto soltanto a un principio, come lo diceva, di sacro egoismo, ma che in sé, l'evento bellico sarebbe stato limitato nel tempo, circoscritto e non avrebbe coinvolto grandissime risorse economiche nel nostro paese, né grandissime risorse umane. Insomma, era l'idea della guerra lampo che veniva, contrabbandata come l'unica guerra possibile in quel momento. Le cose poi non andarono assolutamente così, perché già si capì subito dai primi mesi della guerra, prima dell'intervento dell'Italia, che questa guerra era dura e faticosissima per le potenze impegnate nel conflitto, soprattutto per la Germania
e per la stessa Austria e per la stessa Russia. Ma poi si capì che anche la partecipazione italiana non sarebbe stato soltanto un evento limitato, ma avrebbe significato una specie di impegno di lungo periodo con logoramento di mezzi, di uomini, di risorse e quindi con un impegno straordinario di tutto l'apparato economico e produttivo del nostro paese. E questo fu un dramma nel dramma. La verità è che gli austriaci sono tutt'altro che finiti. Resistono sul fronte italiano e fin dal maggio hanno sfondato le linee russe sul fronte orientale con la sanguinosa battaglia di Gorlice. Il fuoco formidabile dei cannoni austro-tedeschi ha spianato le posizioni e le trincee dei russi, ha maciullato i difensori. Il fronte è crollato per 350 chilometri. L'intervento dell'Italia è giunto tardi per alleggerire la pressione degli austro-tedeschi sui russi ed evitarne la disfatta. Anche sul fronte turco, nella penisola di Gallipoli, le cose volgono al peggio per gli alleati dell'Italia. Nel colmo dell'agosto le forze anglo-francesi si impegnano in severe battaglie, ma i turchi resistono coraggiosamente e contrattaccano. Il generale tedesco von Sanders ne dirige le azioni. Mustafa Kemal infonde in essi l'ardore e il fanatismo della guerra santa. Il tentativo di aprirsi la via verso Costantinopoli è palesemente fallito. Invano anche l'Italia ha dichiarato guerra alla Turchia. Sembra impossibile liberare gli stretti. Il ministro della guerra inglese, Kitchener, deve amaramente ammettere la sconfitta. Le truppe inglesi e francesi vengono reimbarcate sotto la protezione dei cannoni delle navi da guerra. Nell'autunno del 1915 il disegno inglese di logorare la Germania aggredendola ai fianchi è fallito. La stessa Serbia viene ora spazzata via dalle forze congiunte della Bulgaria, dell'Austria e della Germania. Invano si è allargato il conflitto per superare la guerra di posizione. La Germania, con l'Austria, ha stabilito una unità economica e territoriale che va da Anversa a Baghdad. Inutilmente l'Italia ha dichiarato guerra anche alla Bulgaria. Nell'intento di aiutare i serbi, Cadorna ha condotto altre due battaglie sull'Isonzo. E anche questa volta i fanti della seconda e della terza armata hanno compiuto fino all'ultimo il loro arduo dovere, attaccando per giorni e giorni l'insormontabile barriera nemica. L'entrata in guerra fu propagandata come un evento che di per sé comportava o implicava una inevitabile vittoria, una inevitabile, diciamo, supremazia del nostro esercito. Ma in realtà questa è la prima guerra industriale della storia moderna, in cui erano impiegati tutti gli strumenti e i mezzi, diciamo, e le macchine della rivoluzione industriale, per così dire, che in questo caso non era solo la rivoluzione di industrie e di mezzi pesanti, ma era la rivoluzione della chimica, dell'elettricità, la rivoluzione delle trasmissioni attraverso telefoni, telegrafi e soprattutto l'uso di mezzi e di armi assolutamente inediti come gli aerei e i sommergibili. Allora, questa imponeva all'Italia di mettersi a livello, sul piano industriale, sul piano dell'organizzazione militare, a livello delle grandi potenze. E quindi c'è da immaginare un paese come l'Italia, con poche risorse, che è costretto a mobilitare 5 milioni di uomini, è costretto a mobilitare tutte le risorse possibili per poter proseguire una guerra che, appunto, si capì subito che non sarebbe stata di breve periodo. E questo ha accresciuto, diciamo, la complessità di questo conflitto. Da Tolmino a Gorizia, al Carso, gli austriaci hanno appoggiato le loro potenti difese ai monti, al Cook,
al San Gabriele, al Calvario, al San Michele. Nulla possono contro di essi i mezzi di cui dispongono i nostri soldati. In queste due offensive gli italiani perdono 116.000 uomini, tra morti, feriti e prigionieri. I fanti cantano. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doverdò, un reggimento più volte distrutto. Al fine indietro nessuno tornò. Uno storico annota che nelle trincee ridotte a solchi informi e nei ricoveri franati, i fanti vivono semiassiderati, facile preda delle malattie. Così i soldati italiani passano il primo Natale di guerra. Scrivono a casa chiedendo indumenti di lana, perché sui monti fa freddo, mentre si era prevista soltanto una rapida campagna estiva. Nessuno crede più che la guerra finirà tanto presto.